aperta in casa degli avversari, si respira aria di poter compiere un'impresa, insomma è quel qualcosa che si dà sempre in più contro la capolista, che è soprattutto le favorite per conquistare anche questo titolo, per guadagnare punti su una delle due o magari anche su tutte e due qualora l'avversario pareggiasse. In ogni caso, prima però bisogna pensare alla propria partita. Buonasera. Bottino si è sganciata a sinistra, il pallone per lei. Descrivere una stagione che sfiora la perfezione. Rimessa con le mani con Kirinen. Pedersen va da Boattin. Adesso va dal numero 13. Autrice di una prestazione veramente di altissimo livello contro l'Inter. Caruso. Affrontata da Lyon, il pallone per Bonansea che non riesce però a controllare bene. Può pensare adesso di ripartire il Verona che cerca di avere sfogo sulla corsia. Pasini lunga, Cantore. Caruso. Ora Boattin rischia qualcosa qui. Una grande giocata di Lisa Boattin con una naturalezza. Da grande giocatrice ha girato la pressione, ha fatto ripartire il giro, il velo di Girelli letto bene qui a girarsi, deve scaricare adesso il pallone, lo fa su Sembrant, lunga con il sinistro, la palla che era rimasta nella disponibilità del numero 17 del Verona, sale a tutta velocità come sempre, puntuale, precisa, Lisa Boattin. Vediamo qui Boattin che passava in zona, calcio di punizione. Boattin va a sfidare Cantore, c'è il fallo poi di Sofia Cantore su Lisa Boattin che aveva preso bene posizioni, immediate naturalmente le scuse della numero 9 del Verona che ha provato con il fisico cercare di arrivare su quella palla. Boattin però aveva preso posizione, si prende anche il calcio di punizione. Boattin detta il movimento Girelli, si passa larghi da Rosucci, anticipato però da Ledri, si prende i complimenti delle compagne. Ottimo il lancio di Sembrant, ottimo il controllo di Boattin, ottimo anche il lavoro di Ledri. Passa il 92, il gioco Ledri di testa è brava, il fra laterale si accontenta, la rimessa con le mani Lisa Boattin. Girelli, voleva Boattin, ha chiuso proprio quel passaggio, ora si prende il fallo laterale, si riparte. Riporta in vantaggio la Juventus, azione straordinaria della Juve e sinistro preciso, imprendibile di Valentina Cernoia. Ero già pronta, Gaia, per criticare Valentina Cernoia perché non aveva calciato subito e invece poi ovviamente non posso più farlo. Allontana la difesa, Boattin! Palla a lato, provato con il pallone che scendeva al 40esimo, Lisa Boattin. È riuscita però